Fuori l'Italia dalla guerra, fuori la NATO dall'Italia, fuori l'Italia dalla guerra, fuori la NATO dall'Italia. Ma questo è, secondo me, un inizio di una nuova fase del movimento contro la guerra. Sta maturando, fortunatamente, in Italia. E in una parte dell'Europa sta maturando la consapevolezza che la NATO è un pericolo mondiale e che noi dobbiamo staccarci dalla NATO. Molto semplice, gli interessi dei popoli europei non coincidono con gli interessi degli Stati Uniti d'America, non coincidono con le forze della guerra, non coincidono con le forze che hanno sostenuto il terrorismo, che hanno sostenuto Daesh o l'ISIS, che nasce da lì, perché nasce dall'Arabia Saudita, nasce dalla Turchia. Non ci sarebbe stato l'esercito che ha occupato, l'esercito islamico che ha occupato quasi tutto l'Iraq e una parte importante della Siria, se non ci fosse stato l'aiuto delle forze reazionarie e guerrafondaie della NATO. Allora, in effetti 25 anni fa, a causa della politica sbagliata occidentale, oggi c'è una grande confusione, la gente quasi ha perso la fiducia nelle proprie capacità di riflessione e quindi tutti i problemi di questo periodo che vengono da 25 anni fa, da un errore gravissimo oppure una scelta grave della politica. Vogliamo essere in piazza in corteo per ricordare la ricorrenza dei 25 anni di bombardamento dell'Iraq, ma per riattualizzarla, perché le guerre ci sono nel mondo e sono gravissime. Vogliamo ricordare l'aggressione alla Siria, che è sotto attacco da parte dell'imperialismo occidentale e che sta difendendo l'integrità del paese con molta dignità, e anche l'aggressione allo Yemen da parte dell'Arabia Saudita, della dinastia Saud. E le decine di morti che ci sono state a Parigi non sono niente a confronto con i milioni di morti che questi paesi hanno pagato in questi 25 anni di guerra. E se vogliamo difenderci in Occidente, dobbiamo smetterla di aggredire gli altri paesi del mondo. David Masso, Milecio, Roma.